Buonasera, sono Nicoletta della Corte e canto insieme alla signora Wertmüller. Allora Lina, noi un'Allegra fin de secle, giusto? Una cavalcata nel Novecento, partendo, che bello, inizia il secolo, le donne all'università, l'elettricità e il cinema, e poi un dittatore dopo l'altro. Ci stanno tutti praticamente, da Gavrilo a Mussolini, cioè Mussolini in realtà è solo una citazione. E io che devo fare? Che volete? Esatto, questa è una battuta, ma voi che volete? Che volete? Sì, praticamente insomma Lina racconta il Novecento e appunto, come dicevo, un dittatore dopo l'altro, dopo questo inizio che dovrebbe essere folgorante, e ci sanno tutti, insomma, c'è Mao, c'è Stalin, ovviamente c'è Hitler, ovviamente raccontata alla maniera di Lina, per cui si ride, e si ride però anche amaro. È un sorriso, no, è un microfono, non si vedrà qui. È un sorriso allora amaro di questo Novecento che doveva nascere con altri presupposti e invece no. Beh, insomma, c'è del buono, c'è del cattivo il Novecento, no? Quindi salviamo qualcosa di questo Novecento che lei ironicamente... Certo che salviamo molte cose. E se volessimo fare invece una rappresentazione di oggi, oggi che secolo è? Come giudica questo secolo moderno, la modernità? Ma è una parolaccia moderno. Moderno vuol dire niente. Non vuol dire niente moderno. Che vuol dire moderno? Beh, sicuramente l'epoca che è andata a superare il Novecento, che era appunto pieno di ambizioni. Oggi siamo in una epoca che definiamo moderna perché è piena di telefoni, piena di tecnologie, forse si è perso qualcosa. Vedi che brava, risponde benissimo. Lei risponde benissimo. Quindi si è perso. Grazie.